Ciao a tutti e bentornati in un nuovo LearnMas. Nel LearnMas di oggi impareremo ad utilizzare la parola anzi. Anzi ha tre utilizzi principali. Il primo utilizzo è dopo una frase negativa per esprimere esattamente il contrario di quello che abbiamo detto. Per esempio, questo libro non è per niente noioso. Anzi, è uno dei più interessanti che io abbia mai letto. Questo libro non è per niente noioso. Anzi, è uno dei più interessanti che io abbia mai letto. This book is not boring at all. On the contrary, it's one of the most interesting books I've ever read. Come vedete, la frase che segue, anzi, serve a comunicare il contrario di quello che noi abbiamo detto nella prima parte della frase. Dunque, funge come alternativa di al contrario o invece. Il secondo utilizzo è quello di correggere o modificare la frase che abbiamo detto prima. Per esempio, se sono al bar e voglio ordinare qualcosa da bere, inizialmente ordino una birra, però poi mi rendo conto di volere un bicchiere di vino, la mia frase sarebbe questa. Vorrei ordinare una birra. Anzi, ho cambiato idea, vorrei ordinare un bicchiere di vino. Vorrei ordinare una birra. Anzi, ho cambiato idea, vorrei ordinare un bicchiere di vino. È un po' come dire piuttosto, rather. Per esempio, I would like to have a beer. Or actually, I changed my mind, I would rather have a glass of wine. Anzi, sta correggendo la nostra frase iniziale. È un po' come dire piuttosto. Rather. Possiamo anche utilizzare piuttosto o meglio per fare una correzione relativa alla nostra frase precedente. L'ultimo utilizzo è quello di rafforzare la nostra frase precedente. Sono felice di vederti, anzi, sono felicissima. Sono felice di vederti, anzi, sono felicissima. I'm happy to see you, actually, I'm so happy. È un po' come dire actually per rafforzare quello che noi abbiamo detto prima, per dire in realtà sono felicissima. Non sono felice, sono felicissima in realtà. Serve semplicemente come rafforzativo della prima parte della frase. E per il LearnMas di oggi abbiamo finito. Spero che questo video sia stato utile. Se vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un altro video. A presto!